Buongiorno, buongiorno. Allora, scusate la latitanza, ma sono stata un po' impegnata, però rieccomi con un video tutorial sul canale e stavolta, novità delle novità, è un anello. È un anello, è il mio primo anello, mi piace un sacco, spero piacerà anche a voi. Questo diciamo retro, chiamiamolo. Questo è il davanti e ve lo faccio vedere. Adesso vi mostro i materiali e poi cominciamo. Ciao ciao. Ok, vi mostro i materiali prima di proseguire. Allora, ovviamente io poi partirò con lo chatono. Questo è un Rivoli 8 mm. Partirò direttamente dallo chatono incastonato perché ho già fatto un video tutorial e poi vi metterò giù nell'info box e vi metterò il link. Allora, quindi ci servono per realizzare tutto, ci vogliono 4, 8, 12 gem 2, io le divisi in tre colori, potete farlo anche dello stesso colore, però ne servono 12. Poi vi serviranno 16 super duo, 4 bicono 3 mm, 4 bicono 4 mm, 480, io queste sono colorate, sono della Toma, va benissimo la Miyuki, 15-0, 11-0 e poi ci serve uno chaton da 8 mm o un Rivoli da 8 mm, insomma quello che avete. Allora adesso incastono con le gem duo lo chaton e poi ci rivediamo. Ok, rieccoci, quindi ho incastonato lo chaton con le gem duo, vi lascio poi il link. Vi consiglio, siccome qua il Rivoli si vedrà molto poco, lo chaton, vi consiglio di usare anche magari, non lo so, avete un Rivoli, uno chaton difettoso, o magari comprate, tipo io questo qua l'avevo comprato in un mix su AliExpress e quindi ho usato uno di quello rispetto di usarne uno più pregiato, ecco. Comunque, cominciamo. Allora, ci portiamo a uscire dal primo foro della Gem 2, o secondo foro, da questo foro, dal foro di sinistra della Gem 2, ago dal basso verso l'alto, ok? Quindi in questa maniera qui, quindi altre passiamo. Prendiamo due super duo, quindi due super duo, e ci inseriamo nel primo foro della Gem 2. Scusate, nel primo giro, no, nel primo foro, scusatemi, nel primo foro della Gem 2 successiva. Quindi attraverso e si posizioneranno in questa maniera qui. Oltrepasso anche le 15-0 successive, anche queste. Rientro in questa e facciamo la stessa cosa del passaggio precedente e lo ripetiamo per tutto il giro. Ok, al termine del giro fa fatica a mettere a fuoco. Un pochino. Secondo me brillano troppo le Gen 2 e va tutto un po' fuori fuoco. Allora, usciamo dal foro alto della Super Duo. Allora, tra la coppia di Super Duo inseriremo una 8-0, ok? In questa maniera, ok? Mentre sopra la Gem 2 metteremo una Super Duo, una Gem 2 e una Super Duo, quindi Gem 2, Super Duo, Gem 2, Super Duo. E ci inseriamo in questa, nel foro superiore della Super 2 successiva. Quindi alterniamo questi due passaggi, quindi nella coppia di Super 2 un 8-0, nel restante spazio sopra la Gem 2 Matte Velvet mettiamo una Super 2, una Gem 2 e una Super 2 e continuiamo così per tutto il giro. Ok.
Al termine del giro ci portiamo a uscire dal foro superiore della Super Duo che precede l'agendo arancione, ok? In questa maniera. Ora inseriamo 4, 15, 0, 4, 15, 0 e ci inseriamo in questa, nel foro di questa gem duo, scusate, di questa gem duo, ok? Quella dell'incastonatura, ok? Quindi così tiriamo il filo. Così, così, in questa maniera. Altre 4, 15, 0 e ci inseriamo nel foro superiore della gem, della Super Duo che precede la gem duo successiva, in questa maniera. Tra le due Super Duo, quindi davanti alla gem duo arancione, posizioneremo un bicono 4 mm in questa maniera. Scusate. In questa maniera qui. Mi sembra abbastanza chiaro. E continuiamo così tutto il giro. Ok? Rieccoci. Allora, al termine del giro ci portiamo ad uscire dalla seconda delle 4, 15, 0 che seguono la Super Duo, quindi questa, ok? Quella dalla quale esce l'ago. Mettiamo sul lago un bicono da 3 mm, ok? E mi inserisco nelle ultime due 15-0 successive in questa maniera e tiro bene il filo. Ora attraverso la Super Duo il bicono. Se voi volete sapere nel dettaglio le colorazioni me le potete chiedere nei commenti e risponderò. Al momento non le ho tutte. Cioè, ce li ho, però dovrei accertarmene, ecco. E continuo così per tutto il giro. Quindi posizioniamo il bicono 3 mm sopra. Va fuori fuoco, brilla talmente tanto la gem duo che va fuori fuoco. Ok, e anche bicono, perché sono di quella marca famosa. E niente, la posizioniamo praticamente sopra la gem duo dell'incastonatura e lo ripetiamo per tutto il giro e questo sarà il risultato. Tenete bene in tensione il filo, stringete bene e dovrebbe uscire così. Ora ci portiamo ad uscire dalla 8-0, mettiamo sul lago 6-15-0, quindi 3, 4, 5 e 6, quindi 6, 15, 0 e ci inseriamo nel foro alto della gem duo arancione successiva. Ora ne mettiamo altre 6, 5 e 6, 6 e ci inseriamo nel foro della 8-0 successiva, ok? E ripetiamo questi due passaggi per tutto il giro, dopodiché sarà terminato, ok? Eccolo finito. Allora ovviamente poi ci diciamo che concavo perché si adatterà poi al dito. Allora, ora vi faccio vedere. Allora, il modulo è finito ed è così, mi piace veramente un sacco. Allora, poi
Ovviamente io, per esempio, per gli anelli faccio una fascetta ad herringbone, quindi esco dalla... Vi mostro come faccio io, però ognuno poi chiude un anello come preferisce, insomma. Io preferisco farlo così. Ovviamente viene su misura, nel senso che non vi posso dare una misura fissa. Vi faccio vedere i primi passaggi e poi la lunghezza la decide la vostra misura del dito, insomma. Allora, quindi inserisco 2-11-0, esco dall'8-0, inserisco 2-11-0 e rientro nella stessa 8-0. Poi prendo altre 2-11-0. Aspettate, scusate. Salgo nella prima 11-0, metto sul lago altre 2-11-0 ed entro nella seconda 11-0 e anche nella 8-0. E anche nell'8-0, scusate. Poi salgo in tutte e due le 11-0 in questa maniera. Ok. Metto sul lago altre 2-11-0 e mi inserisco nelle 2-11-0. Ora salto l'8-0 e salgo nelle 3, 11-0 di sinistra. Ora altre 2, esco quindi dalla 11-0 di sinistra, metto sul lago 2-11-0 e rientro nelle prime 2-11-0 di destra. Scendo e ripasso nelle ultime 3 di sinistra e tiro il filo. Ve lo faccio rivedere un'altra volta e poi va. Dovete continuare fino a chiudere praticamente. Ok? Ok, quindi esco dalla ultima 11-0 di sinistra, metto sul lago 2-11-0 e mi inserisco nella prima e nella seconda 11-0 di destra, tiro il filo e salgo. Scusate, ma... Ok, nelle 3, 11-0, nelle ultime 3, 11-0 di sinistra e tiro il filo e proseguo così fino alla lunghezza desiderata. Quindi io così vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Spero vi sia piaciuto. Questo anello è il mio primo anello, però devo dire che mi piace parecchio e lo abbinerei al ciondolo barro Arlecchini Etel, che magari vi metto giù nell'info box. È parte con la stessa incastonatura delle Gem Duo. Devo dire che mi piace parecchio. Queste Gem Duo sono una favola. Ok, ora bando alle ciance, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.